Oggi ho Vincenzo Ryder come angelo custode per una cosa che voglio fare. Voglio smontare un sedile di una panda che ho trovato e quindi mi affiderò al suo tutorial, che è veramente stupendo. Vi consiglio di andarlo a vedere e di fare questo sul suo canale, che è veramente carino. E quindi adesso io seguirò le sue istruzioni e cercherò di smontare questo sedile che ho trovato su una panda, e cercherò di vedere come è fatto dentro, perché devo mettere a posto il mio. Quindi prima smonto questo, le cui condizioni sono, oddio, discrete. Potrebbe essere più migliore, ma ho trovato questo e questo mi tengo. E l'ho trovato dopo un bel po' di tempo, perché questi sedili non si trovano, e se si trovano sono distrutti. Ma a me interessa di due farne uno buono, e quindi vediamo come va. Ok, ho deciso di seguire il video passo passo, perché cominceranno le bestemmie, io lo so già che andrà così. Allora, iniziamo col procedere allo smontaggio del sedile, rimuovendo le parti vecchie disurate. Ok, lui toglie questi tre pezzettini in modo rapido e veloce. Proviamo a farlo anche noi. Porca troia, sto treppiede del cazzo. Queste parti vecchie usurate non escono manco a colpi di mazza puttana di Eva, ma come al solito accade nei video, lui la fa semplice e ci vuole una forza invece bestiale. Ho dovuto mettere i guanti perché mi stavo spaccando un'unghia, però sì, ecco, si può fare. Proviamo adesso l'altro. Porca puttana, ma che cazzo! E questo non esce. Oh, è uscito. Oh, questo lo leviamo dal cazzo. Vediamo se riesco a togliere questo. Ecco, sì, bisogna alzarlo un po'. E fare una violenza inaudita. Da sotto. Ma non esce, non esce. Ci vuole una forza bestiale. Oh, oh. Ok, sono già distrutto dalla fatica. Andiamo bene. Bene, ora vediamo che cosa dice il resto. Per ricevere i vari componenti nuovi. Ok, questo lo fa, la fa semplice. Va bene. Con un cacciavite e con un paio di leve riusciamo a smontare completamente il sedile. Ok, dai, ce la faremo. Forse dovrei togliere questa slitta, però non sono sicuro di come fare. Non sono proprio sicuro di doverla togliere e di poterla togliere. Però, sì, insomma, questa parte è venuta via. Già, guarda che bello. Se cade il telefono io bestemmio come un turco. Oh, è venuta via. Troviamo un foglio che sicuramente è stato aggiunto dal proprietario precedente, e la spugna completamente macellata che va in pezzi. Va bene, per ora lasciamo qua le cinghie che sono rammollite e vedremo cosa fare. Cacciavite a croce. Proviamo questo, so già che non andrà bene. No, va bene. Ok. Vita croce, sicuramente siete fuori inquadratura, non potete vedere quello che sto facendo. Lo sto facendo qui e togliamo questa placca. Vi faccio notare che qui farà un freddo boia, e quindi sono totalmente bardato in strati e strati di tute termiche, eccetera. Va bene, io vado avanti perché è inutile che state a guardare me che bestemmio. Mi sembra di aver capito che si può fare e lo farò. Questo video è fantastico.
Ta-da! Facendo leva in modo bestiale con questo cacciavite, sono riuscito a sfilare questi che si sono un po' strappati, perché questi erano praticamente saldati al profilo qua e quindi ho dovuto bestemmiare non poco. E però insomma la parte sotto del sedile è venuta via, non male direi. Ora devo togliere la parte sopra. Il problema è questo, che non vuole saperne di uscire. Vediamo cosa dice il video di Vincenzo. Particolare cura nel salvataggio e lo smontaggio dei pezzi, visto che la maggior parte... Ecco, vedi, lui lo tira e viene via. Io qua lo tiro e non viene via un cazzo, quindi adesso ci proverò con odio e con rabbia, ma dubito che questo pezzo uscirà dalla sua sede senza spaccarsi in mille pezzi. Non viene manco a calci sto cazzo di coso. Niente, non c'è verso, questo coso non esce. È mezz'ora che provo. Cazzo puttana, questo coso non ne vuole sapere di uscire. Ora procederò con le maniere forti. E spegniti te. Come voleva si dimostrare. Non ho neanche provato col martello, ho tirato con le mani e mi si è spaccata. Porco di un... Ed eccoci qua. Poggio testa smontato. Questo l'ho smontato pure. Il sedile nel suo telaio è libero. Adesso vedo un po'... E comunque ovviamente non usciva, perché il pezzo era rivettato, era bloccato da dei rivetti. Quindi non esiste che tu tiri e lo sfili. Deve essere la versione, una versione non rivettata per poter fare questa cosa. A meno che non si possa smontare da qua, ma no, nemmeno qua, perché anche qua è rivettato. Questo sistema è veramente una merda. Ok, adesso cercherò di pulire. Qua il telaio è solido, non ci sono crepe di nessun tipo. Se ci fosse più luce potreste vedere che comunque non ci sono crepe. È sano, è solido. E quindi sicuramente userò questo telaio per il mio sedile. Ora vado a rimuovere le cinghie e magari cerco di dargli una pulita come posso. La seduta non è messa proprio male, ci sono giusto un paio di buchi. È questa parte che è bucata, la spalliera, ma la spalliera io ce l'ho, credo di averla buona nel mio sedile. Comunque vedrò. Quello che ho scoperto è una interessante struttura all'interno, affogata nella spugna, lì dove ci sono queste scanalature, c'è questa roba di metallo che boh, non ho bene idea di come andrà rimessa, ma vedremo. Spero che il sedile sia dritto, ma sembrerebbe di sì. E dopo aver pulito scopriamo così la parte di ingranaggio che si sgrana nello schienale della Panda. Almeno sul mio si è sgranato questo ingranaggio. La cosa mi fa bestemmiare come un turco. Si è sgranato e quando mi appoggio questa parte del sedile cede e questa rimane a posto. Quindi questa parte di ingranaggio è sgranata, il sedile non è imbullonato ma è elettrosaldato, non c'è assolutamente un cazzo da fare per risolvere il problema se non cambiare il sedile, almeno credo.
Ma da quel poco che vedo qui della costruzione a cazzo di questo sedile, ora io proverò a rimuovere queste molle, una e due, e vediamo se si riesce a capire qualcosa di più. La telecamera. E scopro una cosa interessante, avendo tolto le molle, che sono due ingranaggi, vediamo se si riescono a vedere. Sono forse da questo lato, si vede meglio, perché è più illuminato, ma chi lo sa. Sono due ingranaggi, uno è sotto e uno è questa parte sopra, quindi questi denti vanno per così e gli altri denti vanno sotto per così. Quando io muovo questa leva, adesso sono senza molla, si alza tutta la struttura e poi si abbassa. Ora si alza, io posso muovere e poi si abbassa e si incastrano tutti i denti. Si alza, vedete, e si abbassa, si alza e si abbassa. E qua c'è un fermo. Ora, mi sembra, non lo so, è poco plausibile che tutti questi denti all'interno si siano sgranati o tutta questa cremagliera si sia sgranata, anche perché stando con lo schienale dritto sono tutti i denti che combaciano l'uno sull'altro. Potrebbe essersi deformato e quindi la cremagliera interna o quella esterna sono fuori asse, e quindi la mia ipotesi è che invece di combaciare dritti questi denti siano leggermente sfalsati e quindi a volte scappino in fuori. Questo lo vedrò quando smonterò il sedile, l'altro sedile. Non sono sicuro di volerlo fare perché è un macello, un macello. Ma questa camera che non si spegne, puttana. Risultato finale grazie al WD-40 che togliamo dal cazzo. E che io alzo e come vedete fluidissimo. Ora mi domando perché hanno messo delle molle, per far tornare su il sedile in automatico? Perché è così duro a volte da abbassare il sedile. Io mi domando perché mettere le molle. Bene, il WD-40 ha funzionato. Ora, di sicuro, le cose sono due. O questa parte è bloccata, quindi rimane leggermente alzata. Sto parlando dell'altro sedile. Oppure io non lo so che cazzo sta succedendo. Fatto sta che questo sedile è liscio. E sinceramente mi pare anche dritto. Sì, direi che è perfetto, in squadra, è a posto, scorre che è una meraviglia. Ora il WD-40 è ok, magari gli passo un poco di gasolio, giusto per... Vediamo un'occhiata a queste strutture che sono... Perfetto, è saldato bene. Le saldature sono intatte, non ci sono crepe di nessun tipo. E quindi direi che ci siamo. Queste molle sono a posto. Ora vedo di pulire un po' qui e vediamo come va. E la telecamera non si vuole spegnere, se non schiacciando con la violenza del cri... sì, lo so, mi sa che sto andando un po' oltre allo scopo del video di Vincenzo. Perché mi sto mettendo anche a pulire queste guide di plastica che sono veramente piene di schifezze. Ho provato con lo sgrassatore, ma prima vanno, diciamo, liberate, per così dire, da accumuli di schifo perenne. Come potete vedere, c'è dello schifo. Ecco, è quella che mi sembrava una non guida piena, invece è vuota e cava perché ho tolto lo schifo perenne. Va bene, vediamo se riesco a fare questa cosa anche qui. Sì,
Ecco, vedete, questo è grasso accumulato, sicuramente messo per lubrificare lo scorrimento del sedile, che è sempre un po' bastardo fare scorrere il sedile della Panda. Bisogna sempre metterci dell'olio, eccetera, però si accumula sempre schifo, e come vedete diventa tutto uno schifo, si impasta lo schifo e diventa uno schifo, e poi siamo costretti a togliere lo schifo, come sto facendo in questo caso. Schifo molto interessante, perché conterrà sicuramente peli, capelli, e quindi vabbè, voi vi direte forse sto esagerando, ma no, è che in realtà vorrei sistemarlo sto sedile, quindi perché non fare le cose per benino? Perché se gli metto questo schifo non sono neanche sicuro di poterlo rimettere a posto, data la quantità di schifo. Cioè, guardate quanto schifo. Ora io pulisco più che posso, lascio in ammollo nello sgrassatore, dopodiché forse metto nella vaschetta ultrasuoni. E vediamo che succede. Ok, questa mi sembra libera. Abbiamo due linguette così. Mi sembrava rotta, invece no, è fatto proprio così. E che cazzo. E poi abbiamo niente. Questo coso sembrava distrutto, invece in ottime condizioni. Era solamente riempito di schifo. È il motivo per cui probabilmente il sedile scorre male, che questo oggetto si riempie di schifo. Vediamo l'altro. E l'altro, anche lui è ripieno di schifo, come potete osservare. Ecco qua. Va bene, inutile tediarvi con questo procedimento noioso. Ci vediamo dopo. Invece no, invece ho deciso di tediarvi con questo procedimento noioso, quindi se volete skippate avanti, ma se vi piace la rimozione dello schifo, e allora potete seguire. Guardate qua, c'è una tacca completamente chiusa. Una notevole quantità di schifo. Ora c'è della musica in sottofondo, speriamo di non incorrere in problemi di copyright, ma io spero di no, perché il volume è talmente basso. Va bene così. Aia, maledetto lui, mi stavo bucando un dito. Ok, mi sa che quello che non riesco a fare qua bestemmiando lo farà la macchinetta ultrasuoni. Però qua posso sicuramente dare una pulita migliore, decisamente sì. Non penso che la macchinetta ultrasuoni farà il miracolo, però ci possiamo provare nel frattempo che io mi decido a prendere il coraggio e smontare il sedile dalla Panda. Il mio sedile, per vedere com'è combinato. E di due farne uno e possibilmente riuscire anche a tornare e a guidare dove devo andare. Ecco qua. Ok, basta. Ora questi sgrassatore, guardate quanto bello schifo abbiamo rimosso, e prima ne ho rimosso dell'altro, quindi non è esattamente tutto lo schifo. Potremmo compattarlo e farne una statuetta, un oggetto, che ne pensate? Non è bellissimo? Ultrasuoni in funzione,
telaio pulito e sedile panda smontato. Notate l'accumulo di schifo di cui stiamo parlando nella precedente parte. Questo è il sedile della panda, che ha già una sua copertura sopra, che è uno schifo, ma vabbè. E che quindi ora procederemo pian piano a rimuovere, cercando di capire come è combinato questo sedile. Io questo cazzo di cosa che ho in mano, lo chiamo telecamera, ma è un cazzo di iPhone, e con i guanti non è facile spegnere e accendere. E sotto il coprisedile scopriamo un telaio sicuramente storto, secondo me, ma vedremo. È una patch, una notevole patch realizzata con quello che in gergo si chiama un troiaio di Voitila, messo qui, saldato, cucito a macchina al volo e ricoperto con quella che era la cover che ho buttato senza pietà. Va bene così, smontiamo. Mi interessa recuperare questo, che io avevo già recuperato, quindi secondo me è sicuro questo si smonta. Se no bestemmierò. La cosa principale per questo tipo di lavori è la seguente. Panino con carne di cavallo e formaggio svizzero e Coca-Cola Zero. Ed ecco qua. Meraviglioso panino che mi attende. Ma guardiamo insieme questo meraviglioso sedile. Cosa scopriamo in questo sedile? Scopriamo gioiose saldature qui, ma anche qui. Questo sedile, oddio, guardate qua questa seduta, un'altra saldatura qui. Questo sedile è un Fidel Castro di saldature, è un'opera d'arte. Altra saldatura qua sotto, quindi qua. Ci sono questo sedile è sponsorizzato da un'azienda di saldature, probabilmente. Bene, recupererò le molle. E infatti è storto, come vedete, è posizionato storto. Ci sono fascette improbabili, ci sono cinghie di tutti i tipi. Incredibile, fantastico. Questa cosa è semplicemente bellissima, è un'opera d'arte, io la conserverò, è una gioia trovare oggetti così meravigliosi, è veramente magnifico. Con che cura è stato saldato, veramente, guardate che lavori magnifici. E a parte gli scherzi, è difficile saldare la lamiera, perché si buca molto facilmente. Ok, questo sedile finirà nella spazzatura e sicuramente userò questo, che rispetto a questo è veramente nuovo. Avevo il dubbio di avere fatto io questa cosa, ma a giudicare dai nodi inutili, con cose attorcigliate prive di alcun senso, posso chiaramente affermare che no. Cioè, guardate qua, non sono stato io a fare questa cosa, perché io i nodi li so fare, e questo è un troiaio di Voitila. Mosso dalla curiosità, ho allargato questo fermo e ho aperto questa qua, e devo dire che non mi sembra consumata, quindi probabilmente
Beh, è un po'... Sì, è un po' sgranata. Eh sì, sono questi dentini che non fanno più contatto. Sono effettivamente consumati, specialmente in questa parte qua. Qua sono nuovi, qua si vede che sono consumati. Andrebbero forse, bisognerebbe guardare anche all'interno, però all'interno non si riesce a inquadrare. Eccoli là. Bisognerebbe vedere questi dentro come sono combinati, e chi lo sa. Un'ipotesi potrebbe ovviamente essere questa: lima e ripristinare i denti uno per uno con la pazienza, con l'opportuna dose di odio, probabilmente anche con una lima adatta e non con una lima cinese da 4 soldi, ma potrebbe in teoria essere possibile ripristinare i dentini, che da questo lato sono sani. Ah, e vabbè. Probabilmente non avrei dovuto farlo, ma ho allargato queste linguette anche sul sedile buono per vedere lo stato della cremagliera qui. E devo dire che è veramente perfetta. Quindi ora stringerò nuovamente questo, sperando di non aver danneggiato la parte interna della cremagliera, e ripristinerò il sedile, perché questo è veramente nuovo. È un sedile nuovo, anzi nuovo. Allora, io non credevo che gli ultrasuoni avrebbero sortito un effetto così evidente. Io qua ho messo due guide di questo sportello pulite un po' e raschiate con uno spazzolino, e le due guide di qua non le ho neanche pulite con lo spazzolino, le ho buttate qua dentro così. Ora l'acqua è diventata tutta marrone e le guide sono venute fuori tutte incredibilmente pulite. C'è qualche schifezza appiccicata di appunto peli e capelli, ma qualcosina l'ho raschiata un attimo, ma sono venute pulitissime. Adesso le sciacquiamo e vediamo un po', perché è incredibile. Acqua, sgrassatore, ultrasuoni. Ed eccole qua le guide. Sono perfette, direi. Sono pulite. Ora sceglierò quelle in condizioni migliori e le monterò sulle slitte, che a questo punto pulirò per bene. Fantastico! Viva gli ultrasuoni! Viva gli ultrasuoni! Adesso incollerò queste parti tra di loro, perché non ho questa seduta nuova. Quindi userò codesta colla. Non durerà, lo so, è uno schifo, però in fondo è solamente lo schienale, quindi dovrebbe tenere. La seduta invece ce l'ho nuova ed è lì. Ed ecco cosa ho scoperto. Io posso chiudere questi, ne chiudo uno nella morsa, mi basta tenerlo dritto così. Dopodiché con lo scalpello e un po' di violenza lo posso aprire. Ecco fatto. Ora, avendolo aperto, io posso facilmente estrarre il pezzo posso stringere la cinghia in una posizione differente, posso rimettere la sua parte all'interno. Ora, se lo avessi allargato un po' di più, questa operazione sarebbe stata più semplice.
però ecco fatto. Ecco, ho spostato così la posizione della cinghia accorciandola e quindi sfruttando quel minimo di elasticità che ancora ha ottengo una cinghia che comunque torna più o meno a funzionare, ok? Ora la questione è semplice, si richiude nella morsa, si stringe con una violenza inaudita, così, con odio, odio etnico, e voilà, la cinghia è bloccata in una posizione più stretta, e ora si può montare nel sedile. Ed ecco qua, molle messe, doppie cinghie regolate strette messe, queste cinghie le ho messe sopra per proteggere la spugna dalle molle, ma comunque ci metterò sopra questo. Queste sono state accorciate, infatti ci vuole un po' per tirarle, no, con una mano non ci riesco. Vabbè, ecco fatto, questa l'ho messa e questa l'ho messa pure. Così abbiamo questa plastica messa qua, anche se non mi piace che scende così. Quindi mi sa che la metterò sopra. Ed eccola qua la seduta. Nuova di zecca. Qua ci sono questi che sinceramente non so cosa sono. Ecco, è che ne ho appena perso uno. Puttana la... perché la busta è aperta. Vabbè. A questo punto, beh, questo va qui. Questo che ho riparato con delle patch e ho rimesso insieme va sopra, anche se potrei più in là prenderne uno nuovo o nuovo. Questo non so come va bene infilato, ma in qualche modo ci riuscirò. Un problema che ho scoperto osservando i sedili è questo. Questa rotella è spaccata in due. Sono due parti separate. Io pensavo fosse normale, invece no. È spaccata perché è stata fatta con degli intagli, è stata fatta, non capisco, anche questa è spaccata. E queste molto semplicemente non si possono cambiare perché qua è tutto rivettato, saldato, bloccato. Questa è sana, è consumata qui perché evidentemente qui era bloccata, però sembra sana, non mi pare, infatti è sana, ha una fessura qui ma è intera, quindi questa rotella si suppone debba essere intera, invece questa è completamente mangiata e fa parte del vecchio sedile, quindi me ne sbatto. E quindi, beh, che dire, questo è un problema, me ne sono accorto perché qua in mezzo, dall'altro lato specialmente, avevo trovato uno spessore. Qualcuno aveva infilato del fil di ferro qui, forse per tenere più vicine tra loro queste due parti. Io dichiaro ufficialmente che me ne sbatterò e lo lascerò così e poi vedremo che succede. Ora sì, lo so, mi stai dicendo ma che cazzo sto facendo? Hai anche ragione. Però io ho questa che è sana fino a qua e questa che è sana di sotto. Quindi mi sono detto, beh, di due ne faccio uno, metto sotto quella, così sopra si vede quello, sotto quello, sopra quello. In effetti potrei fare al contrario. Vediamo come viene.
A parte sti cazzo di guanti che continuano a strapparsi, direi che non è male il risultato. Perché io sì, ho un taglio, ma sotto ho l'altra tappezzeria. Quindi si nota e non si nota. Anche questo sicuramente si nota di meno. Quindi io direi che tutto sommato... una buona cosa. Per adesso. Più in là si vedrà con le tappezzerie. Qui combacia tutto. Quindi ci siamo. Questi fori, porca puttana, combaciano perfettamente entrambi. Bene. La parte sotto adesso la fisso e poi vediamo un po' la seduta. Diciamo che con quello che ho non è venuto male. Il prossimo passo sarà una tappezzeria nuova. Questo l'ho lavato ma è rimasto macchiato. E quindi... quindi che dire, basta, va bene così. La seduta è bella dura. Non capisco perché c'è un... c'è qualcosa qui. C'è qualcosa che non dovrebbe esserci. C'è un pezzo di ferro qua. Perché? Perché c'è questo pezzo di ferro qua? Perché devo rismontare tutto di nuovo, puttana della... è finito. E anche io sono un uomo finito. Ho messo sotto l'altra seduta, così qua non ho la spugna ma ho della tela. Ho quella vecchia, quindi sono una sull'altra. Questa fa schifo. Questa fa schifo. Questo fa schifo. Questo fa schifo. Insomma è un vero schifo. Tutto questo lavoro per uno schifo. In realtà no, l'ho dovuto fare perché il sedile ha ceduto e non andava più e non c'è modo di sistemare questo schifo. Addirittura hanno lasciato pezzi di saldatrice a filo continuo sulle saldature. Sono pezzi di filo. Ottimo usare la saldatrice a filo continuo, ma se ce l'hai usala bene. Ah, infatti questo è saldato completamente storto. Vabbè, insomma, questo è il vecchio sedile, finirà nella spazzatura insieme a tutte le porcherie che ho smontato. Qui c'è una seduta nuova, bella solida. Ora attendo solamente un secondo sedile per il lato passeggero, che è totalmente sfondato, anche se in migliori condizioni estetiche. E per il resto, che dire, grazie. Grazie soprattutto a lui. Grazie a Vincenzo, che ha un bellissimo canale YouTube e che ringrazio perché soprattutto mi ha spiegato come fare e mi ha dato il coraggio di farlo. Per avere la schiena. La mia schiena è a pezzi, Vincenzo. E quindi io vi ringrazio e andate a vedere il suo canale, che è veramente bello e c'ha un sacco di cosine interessanti. E quando li devo fare io sta lavori? Ovviamente quando piove, puttana della miseria. Oh. Che dire, piove, io sono zuppo ma sono seduto su un sedile duro ed è, dire, il problema è che il sedile adesso scorre con una facilità enorme ed è molto facile, il sedile è solido, è molto facile farlo uscire dalle guide che sono lì, quindi sicuramente dovrò ripristinare un fermo o qualcosa, perché di sicuro ho, forse, ecco, no, non ho uno scatto in più, ho un non scatto che mi fa saltare il sedile fuori dalla guida, però questo non scatto alla fine, vi dirò, è fermo lì. Vediamo dove è messo. Sempre sotto la pioggia, in compagnia di una stampante ad aghi. Vediamo dov'è il fermo. Eh sì, si muove.
Ecco, conviene che lo lascio lì. Dovrò inventarmi un blocco, qualche cosa. Comunque le guide scorrono che è una meraviglia adesso. Dovrò dare una pulita, una sistemata. E direi... un culo. Direi che siamo a posto. Ecco, questo forse mi conviene tirarlo così. Direi che siamo a posto. Questa immensa, immane fatica è finalmente finita. Non ne potevo più. Notare la vite. Ok. Ah, bene, non si blocca. Bene. Come mai? Ah, perché è troppo indietro? Perché è troppo avanti? O perché... che è troppo stronzo. Non si blocca. Cos'è che non lo fa bloccare? Questo e questo sono consumati. O forse mi ci devo sedere. Sì, mi ci sono seduto e si sono bloccati. Va bene così, vaffanculo.